noi oggi l'ozio significa il far nulla, all'epoca, per i romani, l'ozium era il momento in cui non eseguivano lavori di tipo manuale, ma andavano a eseguire una serie di attività che servivano per in un certo senso ripristinare il benessere psicofisico delle persone. Quindi si dedicavano alla lettura, alla stesura di canti, di poemi, alla scrittura e anche a sia certezza della sua presenza, quindi di questa figura e del fatto che fosse il proprietario, anche grazie a una sorta di altare votivo di cui vedete una copia dietro voi. Era un altare votivo che era fatto in onore della dea Diana, che era la dea della caccia, che venne ritrovato nelle zone più limitrofe. Ne fu fatta una copia, che è quella che vedete lì in fondo. L'originale è custodito presso trovato nella zona della Fornata, in via Pesugno, un metro di tema, di cosiddetti ipocausti, che sono delle intercapelli sotterranei. Non c'è un'altra, ma si può dire che non c'è un'altra.